Le immagini era forse connessa al fatto che parleremo di testi tramandati in parole e non in immagini, quindi, ma se vogliamo tentiamo di proiettare qualche pagina di Tacito, di lui stesso, perché dell'eroe eponimo di questa mostra qualcosa è rimasto di scritto da lui. Questa storia che cercheremo di mettere insieme, di raccogliere per sommi capi, dovrebbe incominciare col 15 marzo del 44, l'ascesa di Ottaviano verso il potere. Perché dovrebbe cominciare il 15 marzo? Perché la morte improvvisa di Cesare, la sua scomparsa violenta, coglie Ottaviano lontano da Roma, e si trova ad Apollonia, che è una località dell'Epiro. Intorno a lui c'è la famiglia, la madre Azia, sempre molto attenta, e di solito lo scenario che viene raffigurato è: lui viene colto di sorpresa da questa notizia tremenda. Nonostante le resistenze familiari, decide di tornare a Roma e lanciarsi in un'avventura politica il cui fondamento, la cui premessa è il fatto di essere diventato, in forza del testamento del dittatore defunto, suo principale erede. C'è qualcosa di non chiaro già in questo, nel senso che egli non può sapere già il contenuto del testamento di Cesare, che viene aperto dopo che Cesare viene ucciso. Né lui si trova a Roma nel momento tremendo di grande sbandamento dell'uccisione di Cesare. Questo già ci introduce a cogliere un elemento, che c'è un filo tra questi due uomini che precede la improvvisa scomparsa del dittatore. E infatti conviene fare un passo indietro, e precisamente ripercorrere, attraverso fonti estremamente mistificanti, l'anno e mezzo che precede la scomparsa di Cesare e il ritorno di Ottaviano a Roma, e cioè il 3 di aprile del 45. Lui, Cesare, viene ammazzato il 15 marzo del 44. Ma nell'aprile del 45 Cesare dov'è? È in Spagna, impegnato in una fase postrema della guerra civile, una guerra civile lunghissima che si protrae per anni e anni, da un teatro all'altro. E la battaglia tremenda, che poteva andare malissimo per Cesare, di Munda, 17 marzo del 45, vede Ottaviano nell'esercito, nell'accampamento cesariano in Spagna. Come mai è accaduto questo? La tradizione biografica su Ottaviano, il Bios Caesaros, la vita di lui, scritta da Nicola Damasceno, personaggio molto interessante ma molto legato al potere augusteo, che probabilmente utilizza l'autobiografia di Augusto. La tradizione appunto raccolta dentro il Bios Caesaros di Nicola Damasceno, di cui abbiamo solo una parte, per fortuna la parte iniziale, addirittura ci presenta questa scena: Cesare avrebbe respinto una proposta di Ottaviano di essere al suo fianco già in Africa, quindi già a Taxo. Cesare, preoccupato dello stato di salute di questo giovane acuto ma fragile, bisogna avere paura dei fragili perché sono longevi e talvolta anche micidiali, e ha pregato la madre Azia di proteggerlo ancora. Quindi Ottaviano si è rifatto avanti
nel momento in cui Cesare ha dovuto tamponare una situazione terribile, e siamo ormai nella seconda metà dell'anno 46, e cioè la secessione della Siria, una crisi molto pericolosa, e la secessione spagnola, in cui i due figli di Pompeo, facendo capo alle clientele pompeiane nella Spagna, sostanzialmente muovono alla riscossa contro il dittatore che si è insediato a Roma, ritenendo chiuso il ciclo delle guerre civili. Quindi la situazione nella seconda metà del 1946 è molto pericolosa. In Siria Cesare in realtà aveva instaurato come governatore un suo congiunto molto più vicino dal punto di vista parentale che non Ottaviano. Questo signore si chiamava Sesto Cesare. Il suo ruolo sarebbe stato di estremo rilievo, perché la provincia di Siria era una provincia perennemente sotto attacco del Regno dei Parti. Tra i disegni cesariani c'era una grande spedizione in quella direzione. E invece c'è un ammutinamento oscuro, raccontato in modi contrapposti nelle fonti, a seguito del quale questo Sesto Cesare viene ucciso, brutalmente liquidato, non è chiaro se dalle sue stesse truppe o da infiltrati pompeiani, comunque esce di scena. E la Siria è in mano a dei ribelli che occupano la città più importante, che è Apamea. Sarebbe necessario dunque un intervento a tamponare questa falla, ma Cesare non può farlo e manda dei legati, manda dei promagistrati, i quali segnano il passo e non riescono a risolvere il problema, perché intanto c'è la Spagna. In Spagna si presenta Ottaviano e si potrebbe dire, appena muore Sesto Cesare, affiora la figura di Ottaviano. Il quale in che misura è parente del dittatore? Lui da un certo punto in avanti giustamente si presenta come figlio, perché per testamento è stato adottato e è diventato suo figlio, e quindi non si chiama più Ottavio, che è un nome degnissimo, suo padre si chiamava Ottavio, anche lui era un cavaliere romano di Velletri, ma si chiama a seguito dell'adozione Caio Giulio Cesare Ottaviano. O brevemente Ottaviano, figlio di Ottavio, brav'uomo, Velleio ne parla, Velleio Patercolo, uno storico di età tiberiana, dedito alla causa di Giulio Claudi, come potremmo dire certi giornalisti sono dediti alla causa del governo in carica, ecco, per dire, proprio una dedizione totale. E quindi dà di lui un ritratto straordinario, uomo probo, grande virtù, eccetera, ma in realtà non sa nulla su di lui di preciso. La madre, moglie di questo Ottavio, è Azia, la quale è figlia della sorella di Cesare, che si chiama anch'essa Giulia. Attraverso questo filo Giulia sposa un certo Azio Balbo. Questo Azio Balbo convive con Giulia, partoriscono Azia sposa Ottavio, nasce il cosiddetto Ottaviano. Quindi è una discendenza estremamente marginale. Perché si fa avanti? Azia ha saputo operare molto in pro del figlio, e si profila dentro la testa di Cesare nell'imminenza di un terzo testamento che egli prepara, l'idea che quest'uomo, questo giovanissimo, potrebbe essere un suo erede politico, e prima che politico, familiare. È il terzo testamento di Cesare, quello in forza del quale il giovane Ottavio diventa Caio Giulio Cesare Ottaviano. Il primo testamento era in pro di Pompeo, che aveva sposato la figlia di Cesare. Testamento che viene strappato e letto, denunciato per così dire, davanti alle truppe nel momento in cui scoppia la guerra civile.
grandi responsabilità da una parte e dall'altra. Non sappiamo il secondo testamento in favore di chi fosse, perché non c'è una notizia esplicita, è Svetonio che dice che in pro di Ottaviano fu il terzo testamento. Io tendo a pensare che il secondo testamento favorisse per l'appunto quel giovane infelice, sfortunato, ucciso in Siria, che era più strettamente parente e al quale era stato dato un ruolo molto importante. Si può osservare che uno storico tardivo di età antonina, che si chiamava Appiano di Alessandria, molto ben informato, ha scritto la storia delle guerre civili largamente utilizzando le memorie di Ottaviano, dà di Sesto Cesare un quadro molto negativo, una descrizione feroce di quell'uomo. E noi possiamo sospettare che Ottaviano, avendo curato le sue memorie, la sua autobiografia in modo capillarmente negativo e persecutorio, sia alla base di questo strano ritratto feroce di costui. Sta di fatto che l'arrivo di Ottaviano in Spagna è molto faticoso, deve superare una serie di difficoltà anche logistiche. La tradizione a lui favorevole, soprattutto Velleio e Nicola Damasceno, quasi gli danno un ruolo di, non dico protagonista, ma primo compagno d'arme accanto al dittatore in questa battaglia in cui Cesare si è giocato tutto. Ad un certo momento ha preso in mano lui stesso le insegne perché i soldati vacillano. Insomma, la descrizione di questa battaglia nel Bellum Hispaniense è molto efficace e fa capire che ha rischiato tantissimo, fra l'altro attaccando i pompeiani arroccati in alto dal basso, quindi in una posizione strategica totalmente di rischio. Gli è andata bene. Naturalmente si produce un miracolo, i miracoli sono sempre pronti nelle circostanze cruciali, quale che sia la religione vigente, e il miracolo consiste nel fatto che Cesare nota la presenza di una palma nei pressi dell'accampamento e ne fa piantare accanto un germoglio. Questo germoglio si sviluppa immediatamente, supera in altezza la palma precedente e dunque tutti dicono è Ottaviano. Insomma, è il segnale che il più giovane sarà ancora più bravo dell'anziano. E noi tendiamo a credere ai miracoli, quindi pensiamo che effettivamente questa palma abbia prodigiosamente raggiunto questa altezza e che fosse un segno. D'altra parte Ottaviano credeva a molte di queste cose, credeva ai sogni. E Svetonio, che sa un sacco di cose, dice che alla vigilia della battaglia di Filippi un sogno gli fece capire che doveva assolutamente abbandonare il suo accampamento. Effettivamente lui lo abbandonò, l'accampamento fu conquistato da Bruto, la sua tenda fu distrutta perché erano convinti che lui stesse lì dentro, lui non c'era, e si convinse che i sogni sono uno strumento di conoscenza non male. Quindi superstizione, abilità politica, ma in questi personaggi non deve stupire. Cesare non era tale, era un epicureo di simpatie, quindi potremmo dire scevro da molti pregiudizi. La vicenda della sua andata in Senato il 15 di marzo però è connessa ad un sogno di sua moglie al quale egli non volle prestar fede. Con ciò non sto spingendo il vostro irrazionale verso traguardi concettuali erronei, ma indubbiamente nelle fonti questi elementi sono sempre molto presenti e molto valorizzati. Orbene, perché dunque, secondo la versione agiografica, potremmo dire, dalla Spagna felicemente superata, c'è appena un anno fra Munda e la morte di Cesare, Ottaviano viene catapultato all'altra parte del Mediterraneo, cioè ad Apollonia? La versione probabilmente in parte fondata è che addirittura Cesare ritenesse di portarselo in questa grande campagna verso Oriente che aveva in animo, di cui l'attacco al regno partico era parte non secondaria. E
Noi abbiamo fonti piuttosto contraddittorie sui veri progetti di Cesare in relazione a questa grande campagna verso Oriente. Cicerone ne parla, dopo la morte di Cesare, in una lettera e dice: ma forse aveva progettato qualcosa da cui aveva deciso di non tornare mai, non sarebbe mai tornato. Quindi una sorta di avventura verso l'infinito per chiudere una carriera in maniera addirittura prodigiosa. Cicerone certo non è benevolo quando ne parla, può essere che avesse maturato questo convincimento. In ogni caso, se c'è un nesso fra i progetti cesariani di grande campagna a Oriente e il trasloco, diciamo così, di Ottaviano da quelle parti, questo confermerebbe che dunque ormai Ottaviano rientrava dentro un disegno dinastico, diciamo così, che Cesare stava maturando, ma che non ha mai esplicitato. Il fatto che quest'uomo torni a Roma, si precipiti a Roma quando arriva da Apollonia la notizia dell'uccisione delle Idi di marzo, fa pensare che egli sapesse di essere ormai il soggetto di un futuro testamento del dittatore. Ecco perché non è così singolare quella decisione improvvisa e anche politicamente accorta, perché a quel punto, come vedremo, la scelta di Ottaviano è apertamente eversiva in nome di una continuità rispetto a suo padre in rotta con il vero esponente, il più importante esponente della parte cesariana, che è Antonio, collega di Cesare nel consolato nel momento dell'attentato e quindi console fino alla fine dell'anno, con una vicenda che dovremo seguire abbastanza da vicino. A questo punto io credo che ci convenga fare un salto cronologico piuttosto spericolato, per tornare poi alle vicende delle quali ci dobbiamo occupare, per seguire l'ultimo giorno di vita di Ottaviano. Abbiamo delle narrazioni molto accurate e dettagliate, sia di quella vicenda, cioè l'ultimo giorno di vita di quest'uomo, sia di quel che succede nei giorni successivi. Leggerei qualche rigo di Svetonio, che più ci interessa. Nell'ultimo giorno di vita domandò di tanto, era a Nola ed è morto a Nola, domandò di tanto in tanto se fuori ci fosse agitazione per lui. Chiese uno specchio e si fece acconciare i capelli e aggiustare le guance cadenti. La domanda se ci fosse agitazione già per lui voleva dire: sanno che sto morendo? Cosa pensano del fatto che io stia morendo? E cosa succede nella prospettiva che è ormai noto che io stia morendo? Un aneddoto riguardante personaggio della storia nostra novecentesca, che si chiamava Francisco Franco, nel momento del trapasso accanto alla consorte Piissima, e sotto le finestre passano folle che gridano: Franco, addio. E Franco chiede alla moglie: ma dove vanno? Perché non gli è chiaro che sta trapassando. Augusto era più lucido, quindi chiede il contrario: come si comportano rispetto al fatto che io me ne sto andando via? E dopodiché, essendo un grandissimo attore, procede appunto a farsi aggiustare il trucco, no? Le guance cadenti, i capelli. Fece poi entrare i suoi amici e domandò se sembrasse loro che avesse recitato bene la commedia della vita. E poi recitò dei versi, forse
estemporaneamente inventati da lui, che lui era, non era come Cesare, ma insomma un uomo di lettere, avevano una buona formazione di base all'epoca. Se dunque va bene, date alla commedia il plauso e tutti accompagnateci con gioia. Formula con cui spesso finiscono le commedie, anche Plauto ogni tanto si rivolge agli spettatori chiedendo il loro favore. Poi fatti uscire tutti, mentre chiedeva notizie a chi veniva da Roma della sua della figlia di Druso, che era malata, improvvisamente finì tra le braccia di Livia con parole affettuose, vivi ricordando la nostra unione. Però prima di esalare l'ultimo respiro, dice Svedonio, diede un segno che parve di mente ottenebrata. Improvvisamente spaventato si lamentava che 40 giovani lo trascinassero via e tutti pensarono che vaneggiasse. Ma anche questo fu un presagio non di alienazione mentale, perché effettivamente 40 pretoriani portarono via la sua salma per portarla in pubblico. Quindi è coerente fino alla fine, le sue impressioni anche oniriche o deliranti hanno un fondamento nella realtà. Dopodiché una serie di circostanze che sembrano stabilite dalla divinità, morì nella stessa stanza in cui era morto suo padre Ottavio. Sotto i consoli Sesto Pompeo e Sesto Apuleio, il 19 agosto, che è la data che ci interessa, che è la data del colpo di Stato, cioè del 43, 19 agosto 43, lui entra a Roma con le truppe e si fa nominare console. Ma le stelle regolavano la vita di quest'uomo, per cui muore il 19 agosto. All'età di 76 anni, meno 35 giorni. Il corpo viene trasferito da Nola a Boville e poi, siamo in pieno agosto, un caldo terribile, portato a Roma pian piano. Quindi viene trasportato solo di notte, perché di giorno è impossibile. Viene poggiato il cadavere nelle basiliche, in edifici più o meno freschi, è da pensare. E qui comincia l'operazione più delicata, cruciale potremmo dire. Il corpo arriva al Senato il 3 settembre, arriva a Roma il 3 settembre. Il 4 settembre si riunisce il Senato. Davanti al Senato si presenta la vedova, non molto inconsolabile, ma anche abbastanza soddisfatta, perché aveva puntato a che l'erede fosse Tiberio e c'era riuscita, con un'abile operazione via via. Quindi c'è Livia, c'è Tiberio e il figlio di Tiberio, Druso. Tiberio chiede che si parli soltanto delle esequie di Augusto e dell'ascito, le sue ultime volontà. Le ultime volontà sono affidate a tre rotoli di papiro, insomma tre testi, che erano stati tempestivamente lasciati presso le vestali, dalle vestali consegnati a Livia e a Tiberio, e a questo punto c'è la scena in Senato di come si snoda la cerimonia delicatissima. Se ben riflettete, in quel momento c'è un problema spaventoso, colossale, perché c'è un erede, quindi c'è un passaggio dinastico de facto dal princeps defunto al suo figlio adottivo, perché Tiberio era figlio di Livia ma non di Augusto, che a sua volta è accompagnato da suo figlio Druso e che legge le parole di Augusto al Senato. I tre rotoli sono tutti e tre importanti. Rimpiangiamo il terzo in certo senso, perché era un quadro dell'impero come lui lo lasciava,
con una serie di direttive, per esempio non esagerate nell'affrancamento degli schiavi, non esagerate nella concessione di cittadinanza e altre disposizioni. Questi sono cenni che noi abbiamo dalle fonti che ne parlano, ma certamente sarà stato un testo importantissimo. Quello che invece è sopravvissuto, per essere stato iscritto su pietra e collocato in vari punti dell'impero, sono le famose res geste, cioè l'index rerum a se gestarum, il cui testo ci interessa moltissimo per il modo in cui incomincia e anche per il senso che ha questa prosa, la cui destinazione era sulla fronte del mausoleo di Augusto nel Campo Marzio, mausoleo che aveva sostanzialmente soltanto un precedente, quello del vero mausoleo, per Mausolo, no, ad Alicarnasso, che era una delle sette meraviglie del mondo, come si dice, e quindi era una scelta inevitabilmente, insomma, eloquente, inevitabilmente regale. Quindi Augusto parla da morto, parla al Senato attraverso quel rotolo che Druso, figlio di Tiberio, sotto gli occhi di Tiberio e di Livia, legge ai senatori. Quindi è Augusto che continua a parlare e vedremo quello che dice. Ma la scena che senso ha? Che la restaurazione della Repubblica in realtà ha dato luogo ad una dinastia regnante. Quindi è la smentita, per così dire, di quello che viene letto in quelle pagine dove si racconta con grande enfasi la restaurazione della Repubblica al momento della chiusura delle guerre civili. E i soggetti parlanti sono coloro che incarnano la negazione della restitutio rei pubblici. C'è anche un altro aspetto affidato, è il caso di dire, all'estrema abilità di Tiberio. La scena in Senato è una scena molto movimentata, di cui Tacito ci ha dato un resoconto estremamente significativo e devo dire in alcuni casi sarcastico. Penso che non sia inutile leggere qualche riga di questa cronaca. Viene letto innanzitutto il testamento e quindi 43 milioni di sesterzi per il popolo romano, 1000 sesterzi per tutti i soldati che compongono la corte pretoriana, eccetera. Dopodiché alcune voci del Senato si levano per fare delle proposte. Asinio Gallo propone che non soltanto il corteo col corpo di Augusto passi attraverso l'Arco di Trionfo, ma che si mettano davanti le liste dei popoli da lui conquistati, una sorta di sintesi delle res geste su grandi pannelli che devono precedere questo corteo funebre. Lucio Arrunzio completa questa proposta, aggiunge un'altra integrazione. Valerio Messalla chiedeva ai senatori di approvare la sua proposta, un giuramento di fedeltà a Tiberio da rinnovarsi tutti gli anni. Era uno che aveva capito tutto, perché nel momento in cui Tiberio non è un passante né un esecutore testamentario, ma è l'erede politico, Valerio Messalla fa 2 più 2 e deduce che dunque bisogna fare i conti con quell'uomo. E quindi propone una cosa piuttosto impegnativa, un giuramento di fedeltà a Tiberio da rinnovarsi tutti gli anni. Tiberio lo interpella, grande quell'uomo, e gli chiede, ti ho chiesto io di fare questa proposta? Valerio Messalla risponde,
iniziativa del tutto mia personale. Sugli affari di Stato non intendo seguire altro consiglio che la mia coscienza, anche a costo di rischi gravi. Un modello per la convivenza politica per tutti i tempi, direi. Commento di Tacito. Era l'unica forma di adulazione ancora inedita. Che in latino è meglio perché è ancora più breve. Ea sola species adulandi supererat. La scena poi continua perché Tiberio capisce benissimo che si sta giocando una partita unica, cioè quella della successio. Cioè il potere sta passando perché Augusto ha designato lui come figlio ed erede. E allora fa una parte, Tacito su questo non perdona, piuttosto perfida, perché comincia dopo la lettura del terzo rotolo, quello in cui si descrive lo stato dell'impero, eccetera, e comincia a sostenere che è un impero gigantesco, che è un peso enorme, che una sola persona difficilmente lo può reggere. Dice Tacito, anche là dove nulla intendeva nascondere, le sue parole riuscivano sempre evasive e oscure, anche quando non aveva l'intento di celare qualche cosa. In quell'occasione poi, nello sforzo di dissimulare il suo vero sentire, che era quello di farsi avallare quello che stava succedendo in quel momento, tanto più si avviluppavano le sue parole in un equivoco intrigo di ambiguità. Tuttavia i senatori, dominati dalla sola paura di lasciar trasparire che stavano capendo, si effondevano in lamenti, lacrime, preghiere, tendevano le mani agli dèi, alla statua di Augusto, alle ginocchia di Tiberio. A un certo punto Asinio Gallo, che non era così acuto come gli altri, diceva: va bene, dici quale parte dell'impero vuoi amministrare. E mai l'avesse fatto, perché Tiberio non gli risponde, ma dice che è una domanda che non poteva essere nemmeno accettata dal suo riserbo. Dopodiché si prende atto che tutto l'impero è di Tiberio. È una scena, certo, è chiaro che Tacito ha letto gli Acta Senatus, dove si dava conto, sia pure in maniera oggettiva, schematica, di questa seduta memorabile. Non ho parlato intenzionalmente, perché lo riprendiamo ora, del secondo rotolo, cioè la lettura delle Res Gestae, perché collocata al centro fra queste due, la prima e la terza lettura. Ma indubbiamente la partita che si è svolta in quella seduta del Senato del 4 settembre è stata delicatissima. Un Senato addestrato da 44 anni, perché da Azio al 31 al 14 sono 44 anni di potere ininterrotto, con restaurazioni repubblicane, con tutte le sceneggiate, diciamo così, che lui ha messo in atto, ma è accurato molto la selezione. Cesare aveva lasciato un senato di oltre 1000 persone, ci avrebbe messo anche il senatore dell'Utria, qualunque persona avrebbe fatto. Non gli interessava la qualità. Infatti Sallustio, che era un suo seguace, dice all'inizio della Giugurtina che se uno solo considera che gente è entrata in Senato, quot genera hominum in Senatum pervenerint. Invece Augusto ha selezionato questo corpo importantissimo dell'impalcatura costituzionale romana, riducendo il numero
assumendo la censura e quindi come censore facendo l'esame dei singoli. E però, dice Svetonio, quando andava in Senato portava la corazza sotto la tunica e faceva perquisire i senatori prima che entrassero, giusto per essere più tranquillo, perché si ricordava il 15 marzo, lui non era presente, ma insomma se lo ricordava molto bene. Quindi un Senato addomesticato, e non di meno è l'organo più importante che resta tale anche dopo il consolidamento del Principato, perché i senatori sono la classe più ricca, più potente, apparentemente un organo consultivo, ma in realtà è un organo decisionale. E tutta la storia del Principato, per moltissimo tempo, fino alla guerra civile, alla morte di Nerone e poi ancora, è una storia del conflitto fra questi due poteri. Il Senato è il più ricco, se vogliamo, dei proprietari, che è il Princeps, che ha gli eserciti, perché Augusto saggiamente ha fatto in modo che gli eserciti stessero soltanto nelle province del principe e non in quelle senatorie. Ciò non toglie che quel passaggio che Tiberio ha vissuto in quel modo abile che Tacito descrive, era a rischio. Ma in questo quadro conviene vedere che cosa la voce dall'oltretomba di Augusto in apertura dell'Index Rerum Gestarum dice ai senatori. Ed è celebre, abbiamo come noto il testo latino, il testo greco, che non sono identici, ci sono delle differenze, in questo caso che ci interessa, molto forti. Ma la traduzione italiana che io penso utile leggere cerca di essere il più fedele possibile. È il famoso esordio Annos un debigintinatus, privata in pensa et privato consilio, all'età di 19 anni, di mia iniziativa e a mie spese, di mia iniziativa, privata, di un cittadino di 19 anni che non ha nessun imperium, nessuna magistratura, nessuna funzione, nessun ruolo, misi insieme un esercito, grazie al quale liberai la Repubblica dal dominio dei faziosi. Ed è quella celebre formula del capitolo iniziale, no? Del Res Geste, Repubblicam a dominazione factionis oppressam in libertatem vindicavi, a dominazione factionis. Io rendo qui, cercando di non tradurlo il testo, liberai la Repubblica dal dominio dei faziosi. In greco, il testo corrispondente in greco dice dal dominio dei congiurati, ton siunomosamenon, quindi per i leggenti greco, diciamo, della pars orientis dell'impero, dove Bruto e Cassio avevano avuto notevole successo, avevano arruolato truppe, si erano fatti pagare dalle varie città prima della campagna di Filippi, per quei cittadini, per quel pubblico, per quei sudditi, Augusto parlava in modo diverso, diceva: ho liberato la Repubblica da quella factio, cioè dai congiurati divenuti eversori nel momento in cui hanno ucciso il console in carica e si sono impadroniti di alcune province. Ma nella versione latina non dice questo. A dominazione factionis oppressam, in libertatem vindicavi. E vedremo tra un attimo il fedele servitore Velleio come interpreta queste parole. E vedremo nella parafrasi
che ne fa Tacito, in un capitolo memorabile di poco successivo a quello che vi ho prima letto, come le persone non benevole per Augusto interpretavano quelle parole. Per ricompensarmi, il Senato, con decreti che mi rendono onore, mi cooptò nel suo ordine, attribuendomi addirittura il diritto di parlare quando tocca a chi è già stato console. Quindi un fulminante passo in avanti. Questo privato giovanotto di 19 anni diventa immediatamente componente del Senato. E si sa che è un organo di cooptazione in cui si entra se si è ricoperta almeno la questura e se si viene selezionati dai censori. Non tutti quelli che hanno ricoperto la censura diventano senatori. E per giunta col rango, nell'ordine degli interventi, no, le sentenze e dicende, i consolari, cioè quelli che erano stati consoli, parlano prima degli altri. Questo signore parla come se fosse stato già console. Lo sarà poco dopo, ma ancora in quel momento non lo prevedeva neanche lui. E inoltre mi riconobbero l'imperium, il comando militare. Perché? Perché aveva arruolato delle truppe in modo illegale e finché non gli si dava questo imperium, quello era un capo bandito di due legioni che avevano defezionato dal console in carica, la Legio Quarta e la Legio Marzia, su cui Cicerone si effonde esaltando nel patriottismo, la dedizione alla Repubblica, eccetera. Incauto, abile in realtà in altre circostanze. Quando Cesare è morto da un giorno, due giorni, e i congiurati capiscono che la partita è persa perché non è successo quello che loro si immaginavano, no? Un'insurrezione a sostegno loro, i congiurati e i capi in particolare rischiavano di essere immediatamente considerati in quanto assassini perseguibili, e Cicerone, famoso intervento nel Tempio della Terra, si unisce il Senato, ottiene, no, la amnesteia, dice feci quello che aveva fatto Trasibulo ad Atene. L'amnistia vuol dire gli acta Caesaris si confermano, ma questi non sono assassini. Paradosso, perché se gli acta Caesaris sono legali, quelli sono assassini, ma se invece non lo sono, gli acta Caesaris non devono essere assolutamente considerati legali. Ma il compromesso è appunto lì. Quanto possono durare i compromessi? La domanda che tutti ci poniamo, è vero. Quello durò poco. Neanche dopo pochi mesi era in atto la guerra di Modena, nella quale appunto Ottaviano dà il meglio di sé dal punto di vista dell'abilità rasentante il cinismo. L'imperium lo ottiene intanto per sanare una situazione de facto. L'ammutinamento delle legioni diventa un atto patriottico perché una parte del Senato in quel momento preponderante ottiene questo. Cicerone è una delle personalità che più spingono in quella direzione, convinto di poter manovrare quest'uomo, questo giovanissimo, no? Nelle lettere ne parla, quando vuol ingannare se stesso, perché accade che uno talvolta inganni anche se stesso, è un fatto psicologico ben noto, cioè scrivendo a Bruto che mal sopportava questa amicizia improvvisatasi, per dargli una versione accettabile di quello che stava accadendo, gli dice: è un ragazzo che ha scelto per le sorti della Repubblica, è legatissimo a voi altri, l'ammutinamento era avvenuto sulla base della promessa ammazzeremo coloro che hanno ucciso Cesare, cioè, su questa base lui fa defezionare dal console le legioni che lo seguono. Quindi dire a Bruto stai tranquillo perché quell'uomo è diventato repubblicano, per usare un linguaggio così semplificatorio, era un autoinganno, oltre che un modo di tenere Bruto a freno rispetto all'allarme, stai sbagliando tutto. Per parte sua Bruto aveva un occhio di riguardo, come si dice, per Antonio, perché era convinto che con lui ci si potesse mettere d'accordo, e Cicerone vede giusto, capendo che questo non è possibile. Quando invece non parla per ingannare se stesso, ma parla schietto, purtroppo non abbiamo
le lettere sue ad Attico, successive alle Idi di marzo. Un vero peccato, devo dire, ci abbiamo tutto. 16 libri, anzi, quando li leggeva Cornelio Nepote erano 11 quei rotoli, perché erano divisi in modo diverso, e poi forse Attico ha eliminato tutte le lettere di quell'anno micidiale, no? Quello dalla morte di Cesare alla morte di Cicerone. Quindi non sappiamo cosa gli dicesse, però sappiamo cosa dice ad altri. E dice in sostanza, quel ragazzo non vale nulla, io lo posso manovrare. Quindi non è il nuovo, il neorepubblicano che si è schierato con noi, è una figura minore che per ora io posso manovrare per ottenere la cosa più importante, cioè liquidare politicamente Antonio e quindi sconfiggere le partes Caesaris, come venivano chiamate. Il calcolo politico è un dovere dei politici, ma il calcolo sbagliato fa parte del gioco, è così. Questi decreti risalgono, dice sempre nelle res gestae, notare quanto spazio all'inizio lui dedichi all'anno della presa del potere. Indes rerum a se gestarum, che dovrebbe raccontare una grande storia che arriva fino appunto al 14, le insegne dei parti restituite, la Spagna domata, il censimento di tutto l'impero, queste sono le gran cose, come avrebbe detto Machiavelli, che lui aveva fatto. Invece tutto l'inizio è tutto sulla guerra civile, su quel momento lì. Questi decreti risalgono al consolato di Aulo Irsio e Gaio Vibio Pansa, 43 avanti Cristo, l'anno che comincia il 1 gennaio 43, allorché Antonio non è più console, perché finisce, si apre una questione terribile, quali sono le province che spettano al console, ad Antonio e a Dolabella, subentrato a Cesare ucciso. Il Senato inoltre mi ordinò di provvedere all'emergenza in cui si trovava la Repubblica. Questo è un po' forte. Dove non volevo privarvi del piacere del modo in cui questo concetto è detto da lui in latino, ma comunque lo troveremo, non è importante. Mi ordinò di provvedere all'emergenza in cui si trovava la Repubblica collaborando coi consoli in carica e attribuendomi il rango di propretore. Nello stesso anno, essendo morti in guerra entrambi i consoli, il popolo mi elesse console, nonché triumviro per la riforma dello Stato. Quindi le tappe di quell'anno terribile sono da lui sintetizzate e messe in ordine cronologico in questo modo. Vediamo cosa significa questo. Intanto, prima di procedere, diciamo una cosa che non vorrei perdere per strada, no? Perché abbiamo detto la voce di quest'uomo dall'oltretomba dice al Senato tutto questo. Cioè, cosa dice? Dice, 58 anni fa, io ho fatto un colpo di Stato. Da privato ho arruolato eserciti, mi sono imposto come console. Le persone che stanno dicendo questo, perché la voce è quella di Tiberio e di Druso, le parole sono di Augusto, se non accettate il fatto che subentrino a me, sono pronte a fare la stessa cosa. È una minaccia. Intanto rievoca come ha preso il potere allora, in quanto lo fa dire da quelli che oggi, se respinti, perché a rigore la successio dinastica non era prevista, farebbero lo stesso, per la salvezza della Repubblica. Ecco, questo è il senso, altrimenti non si capisce perché questa analitica descrizione delle tappe che l'avevano portato da privato cittadino eversore a console, cioè alla massima carica della Repubblica. Questo è il significato di questa strana e lunga introduzione alle res gestae.
Dopodiché è giusto analizzare da vicino il tasso di verità di questa ricostruzione. Il Senato mi ordinò di provvedere all'emergenza in cui si trovava la Repubblica collaborando coi consoli. E in realtà la questione è un po' diversa, nel senso che formalmente è vero, c'è una serie di deliberazioni senatorie che via via concedono a lui questi passi in avanti. La parola più dolente è collaborare con i consoli. Cos'è accaduto? Lo dico in brevissimo. L'attribuzione delle province che Cesare aveva pensato e che sarebbe entrata in funzione, ovviamente, indipendentemente dal fatto che era stato ucciso a marzo del 44, l'attribuzione delle province prevedeva per Antonio la provincia di Macedonia, quindi lontano da Roma, e per Decimo Bruto, che era pretore, e anche il pretore ha come propretor una provincia da amministrare, nel momento dell'attentato, anzi è quello che l'ha portato al Senato, pur non volendoci lui andare, per farlo ammazzare, amico fedelissimo, devotissimo, forse figlio di quella Sempronia di cui parla Sallustio nella Catilinaria, di questo strano ritratto di questa donna coltissima, scostumatissima. Si è sempre chiesti, ma perché Sallustio, che senso ha quel ritratto inserito nella descrizione della congiura? Ma era colei da cui discendeva Decimo Bruto, cioè il vero assassino di Cesare. Sallustio vuol dire sostanzialmente che quello che non era riuscito ai Catilinari l'hanno fatto i liberatori. Non a caso, quando vuol spiegare perché si è messo a raccontare la congiura di Catilina, dice: io vorrei scrivere la storia di Roma, la politica mi ha disgustato, ora faccio lo storico, eccetera. Ho scelto questo argomento, sceleris novitate, perché fu la prima volta che si attentò alla vita del console in carica. E la seconda è l'uccisione di Cesare. Quindi c'è un senso nel ricordare Sempronia in un racconto che parla di quell'altro tentativo di vent'anni prima, poi nel 63, rispetto al 44. Decimo Bruto dovrebbe avere la Gallia Cisalpina, perché questo Cesare ha stabilito. Fra l'altro sono stati approvati gli Acta Cesaris, quindi anche quello è stato approvato. E la Gallia Cisalpina è la provincia da cui si entra in Italia. E ad Antonio preme, la volta che lascia il consolato, di stare alle porte di Roma. È chiaro. Per mille ragioni, non solo perché la parte, chiamiamola repubblicana, dei liberatori si facevano chiamare, dopo l'amnistia ottenuta da Cicerone, ha delle carte da giocare. E addirittura Decimo Bruto potrebbe addirittura essere lui quello che sta nella Cisalpina. Ma poi c'è Ottaviano, che è un nemico, pur essendo teoricamente esponente delle partes Cesaris, ma sta dall'altra parte, sta contro Antonio e viene protetto e aiutato e promosso da Cicerone e dalla parte di Senato che si riconosce in lui. Perciò per lui è vitale andare nella Cisalpina e quindi impone, illegalmente si potrebbe dire, la permutatio provinciarum, cioè a me la Cisalpina e a Bruto la Macedonia. Il momento della verità è il primo gennaio del 43, o deve andare da una parte o deve andare dall'altra. Con le sue truppe va in Cisalpina, ma è preceduto da Decimo Bruto, che ha capito benissimo il senso della permutatio e si insedia nella Cisalpina, avendo come epicentro Modena, che è abbastanza difendibile, c'è un fiumiciattolo davanti. Antonio entra nella provincia con un esercito e de facto ricomincia la guerra civile.
appena chiusa con Munda, riaperta violentemente con l'attentato del marzo, sedata dall'amnistia voluta da Cicerone, ricomincia il 1° gennaio, quando o l'uno o l'altro ha il diritto di occupare quella provincia. Il Senato non è tutto d'accordo su una linea, ma la factio, chiamiamola così, che fa capo non soltanto a Cicerone, ma ad altri autorevoli esponenti della parte cosiddetta repubblicana, preme e a un certo punto ottiene, in capo a 2 mesi e mezzo praticamente, che Antonio venga dichiarato hostis publicus, perché in quanto ha violato la provincia occupando militarmente delle posizioni che non gli spettavano, è un nemico pubblico e come tale va combattuto con le armi in pugno. E quindi i consoli vengono incaricati di combattere quell'uomo. I consoli sono Irzio e Panza. Irzio è un fedele seguace di Cesare, è stato un suo luogotenente, si dice a torto che sia quello che ha completato i commentari, non importa se l'abbia completati, ma certamente era dell'entourage di Cesare, un suo fedele luogotenente, e Panza era addirittura un amico. Però potere reale del Senato. Il Senato ordina ai consoli di andare a combattere quello lì, cioè Antonio, il quale è in una posizione estremamente difficile dal punto di vista legale. Al neopretore, anzi di rango pretorio, Ottaviano, che ha le sue legioni personali, quindi è una forza in campo con cui fare i conti, viene detto di unirsi ai consoli. E lui è ben felice di farlo, perché va a combattere contro Antonio, che in quel momento è il suo principale obiettivo. Però gli viene ordinato di mettersi agli ordini dei consoli, cioè in posizione subordinata, sia perché quelli sono consoli e lui ha un rango pretorio, quindi un magistrato inferiore, sia perché politicamente quelli sono più forti. E quindi c'è la scena in cui a Rimini, lui la rievoca, Ottaviano, c'è un frammento di una lettera sua a Cicerone, molto risentito, in cui dice: ricordati che cosa ho dovuto subire io a Rimini, cioè di cedere le sue legioni, metterle agli ordini di Irzio e di Panza. E siccome è un uomo che sa calcolare a freddo sempre, lo fa. E quindi gioca la partita della guerra contro Antonio insieme con gli eserciti repubblicani fino all'ultimo. Questo sta dietro la frase: il Senato mi ordinò di provvedere all'emergenza in cui si trovava la Repubblica collaborando con i consoli in carica. Collaborando, un po' amara come parola, e attribuendomi il rango di proprietore per legalizzare la sua posizione in quella situazione. Dopodiché c'è il capolavoro, potremmo dire, anche lessicale. Anche Ovidio diceva: io sono nato nell'anno in cui morirono insieme i due consoli. Ora, Ovidio è un grandissimo versificatore, no? Diceva che cercava di parlare e gli uscivano esametri, quindi proprio era naturale, facondia quella sua, no? E figuriamoci in quanti altri modi poteva indicare l'anno in cui era nato. Ma se dice: io sono nato nell'anno in cui morirono insieme per lo stesso fatum i due consoli, quella era una stoccata al vecchio problema che continuava a trascinarsi: ma chi li ha fatti fuori quei due consoli insieme? Che è fatto talmente unico nella storia della Repubblica che veniva ricordato per l'eccezionalità. Nello stesso anno, essendo caduti in guerra entrambi i consoli, il popolo mi elesse consoli. Non fa una grinza. La vicenda militare è terribile. Noi abbiamo, come dicevo prima, nelle guerre civili, nel racconto delle guerre civili di Appiano, per quella vicenda lì, e terzo e quarto libro e forse anche il quinto, le memorie di Augusto tradotte in greco sostanzialmente, anche perché Appiano non era un uomo così originale, utilizzava delle ottime fonti e le trascriveva, qua e là non capiva, ma aveva imparato il latino come lingua non propria, insomma, e quindi aveva qualche problema. Leggiamo Augusto sostanzialmente in Appiano. E abbiamo un quadro feroce di una guerra fratricida
forse tra le più feroci di tutto il ciclo delle guerre civili. Descrive in maniera minuziosa cavalli e uomini che affogano nell'acqua, che si ammazzano l'un l'altro anche dopo che la battaglia è finita, è un quadro terrificante. Ottaviano non ha mai vinto una battaglia in vita sua, ma neanche una. Quando l'ha vinto era un altro che l'aveva vinta, come in Spagna, come ad Azio, però nelle registe dice: ho vinto tutte le guerre che ho fatto. E nel resoconto di questa vicenda terribile lui primeggia. Ci sono due momenti, Forum Gallorum, 14 di aprile del 43, e poi la battaglia sotto Modena. Forum Gallorum è una battaglia terribile in cui muore fra l'altro Galba, che è un personaggio molto legato alla fazione senatoria, e di lui c'è una lettera che parla di quella campagna, fra l'altro. Pansa è ferito e viene allontanato dalla battaglia perché è ferito. Viene portato sotto una tenda a Bologna. Antonio si ritira perché comunque ha tentato un agguato, ha fatto strage dei nemici, però alla fine è rimasto soccombente e non vuole più attaccare battaglia, non vuole accettare. Quando arriva a Roma la notizia di Forum Gallorum, Castelfranco Emilia si chiama oggi, Cicerone pronuncia la famosa quattordicesima filippica, un inno, la Repubblica ha vinto, il nemico, intanto l'hanno dichiarato hostis publicus, quindi il nemico è sconfitto, onori ai vincitori, quindi onori per Irzio, onori per Pansa, onori per le truppe, piccoli onori per Ottaviano, perché tanto è un ragazzo che ha capito la lezione e deve accettare. Abbiamo i testi, cioè i decreti che poi il Senato vara, ce li abbiamo dentro la quattordicesima filippica, perché lui li ha recitati, quindi sono dei documenti conservati in integro praticamente. Cicerone parla ovviamente 5 giorni dopo la battaglia, perché non c'era il telefono, quindi la notizia abbiamo vinto faticosamente a Forum Gallorum arriva dopo alcuni giorni a Roma, per quanto velocemente si trasmettano le notizie, cambi di cavalli, eccetera. Immaginiamoci proprio la velocità estrema per dare questa informazione. Mentre Cicerone parla, avviene lo scontro definitivo. Antonio ha cercato in tutti i modi di sganciarsi, da non accettare da capo battaglia campale. Irzio, che è molto abile, si era fatto le ossa con Cesare, in Gallia, eccetera, ha una tattica vincente, notevole che sia vincente contro uno che tutto sommato analoga esperienza aveva, cioè Antonio, no? Problema qual è? Che dentro la città di Modena c'è Decimo Bruto assediato. Bisogna liberare Decimo Bruto rompendo l'assedio. Allora fingono di voler rompere l'assedio, Irzio e Ottaviano al seguito, e Antonio cerca con delle scaramucce col minimo di uomini di impedire questo. Loro lo attraggono in questa trappola, lui è costretto a far venire altre truppe, dopodiché cambiano fronte e attaccano le truppe in arrivo costringendolo a una battaglia campale, che lui perde. Scontro tremendo. La scena clou qual è? Che Irzio muore nello scontro, vicino alla tenda del suo accampamento. Appiano, cioè Augusto medesimo nelle sue memorie, dice: Ottaviano in quel momento era lontano. Era lontano, ci tiene a segnalare che non era là vicino, era lontano. Però accorse, fece prelevare il cadavere, grandi esequie per quest'uomo. E la notizia giunge a Roma, dopo alcuni giorni. Ma dopo alcuni giorni, con grande sorpresa,
Ottaviano non è, che è l'unico superstite a questo punto, non è destinatario di una particolare valorizzazione in termini di consacrazio, di supplicaciones, di premi ai suoi uomini. Abbiamo lasciato Pansa ferito a Bologna. Non l'abbiamo dimenticato. Come mai muore anche Pansa? Subito dopo. C'è un documento, c'è una lettera di Decimo Bruto, il quale, liberato finalmente, è andato incontro ad Ottaviano dicendo: mio liberatore. Ottaviano ha detto: non solo non ti conosco, ma adesso è il turno tuo. Dopodiché Decimo Bruto fugge da Modena, cambiando la sua condizione da liberato e vincente a fuggiasco, braccato da un esercito ormai nemico, l'esercito che lo ha liberato dall'assedio. Ed è drammatica la sua, poi viene ammazzato per strada come un cane praticamente, mentre fugge, e durante questa fuga manda messaggi a Cicerone, uno dei quali è nelle lettere, nelle familiari di Cicerone, conservato. E qui chi ha pubblicato quelle lettere gli è sfuggito questo dettaglio, in sostanza. Perché lui dice: io sono stato convocato da Pansa il giorno dopo, cioè il 22 di aprile, il giorno dopo la morte di Irzio, a Bologna. Mi sono messo in moto immediatamente per raggiungerlo, ho fatto appena pochi chilometri e un altro messo da Bologna è arrivato e ha detto: Pansa è morto, puoi tornare indietro. E lui racconta a Cicerone questa strana cosa, che cioè lo hanno bloccato mentre stava andando a Modena. Non c'era nessun motivo di dire torna indietro, perché avrebbe partecipato alle esequie commoventissime del console defunto. Dopodiché succede, e anche questo apprendiamo non solo da una lettera di Bruto a Cicerone, ma anche da Svetonio, che viene arrestato il medico di Pansa, con l'accusa di averlo avvelenato. E siccome il medico di Pansa non agiva da solo, e lì c'era questo giovane Pio e dedito alla Repubblica, accanto a Pansa, nelle sue memorie racconta le parole di Pansa morente, tutte inventate naturalmente, in cui Pansa gli dice: non ti fidare, quelli ce l'hanno con te, io sono sempre stato fedele a tuo padre, tu devi vendicare tuo padre, cioè Cesare. Quindi il quadro della scomparsa di entrambi i consoli è piuttosto preoccupante. E Tacito, che abbiamo prima evocato e ora riacchiappiamo, nel dire come si snodò il funerale di Augusto, perciò ho voluto intrattenervi prima sull'ultimo giorno di vita e le esequie e la seduta senatoria, dice: Tiberio aveva vietato che si cremasse il cadavere nel campo Marzio, nel foro, ma davanti al mausoleo nel campo Marzio, perché non voleva che accadesse quello che era accaduto nel marzo del 44 ai funerali di Cesare, che era un'insurrezione popolare con assalti alle case di alcuni senatori. E Tacito, sulla base di fonti, Tacito scrive dopo che è morto Domiziano, quindi un bel po' di tempo dopo, è passato quasi un secolo tra i fatti che racconta e lui che scrive, dà conto dell'opinione pubblica divisa. Una parte confermava in sostanza la validità della autorappresentazione da parte di Augusto affidata alle res geste, dice Batur contra, però c'era un'altra parte che diceva l'esatto contrario, dice Batur contra. Pietatem erga parentem et tempora rei publice obtentui sumpta. Lui aveva per pura ostentazione, per pretesto tirato fuori che quel che faceva era pietas verso il padre ucciso
o addirittura che lo faceva perché i tempi della Repubblica erano terribili. Ceterum cupidine dominandi concitos per largitionem veteranos. Aveva sobillato i veterani per brama di potere, non perché questi fossero spontaneamente andati da lui ad offrirsi disertando dal console. Paratum ab adolescente privato, exercitum. E sono le parole che in modo positivo Augusto dice di se stesso: privata impensa e privato consilio. Cioè lui da privato aveva messo in essere un esercito. Corruptas consulis legiones. Eloquentissimo, direi. E quando per un decreto senatorio gli era stato dato il potere pretorio, i fasci, o perché i soldati lo hanno fatto fuori, o perché lui li avesse incitati, dicevano questi altri, aveva ucciso sia Istio che Pansa, diventando, invadendo il consolato. Quindi la versione della liquidazione proditoria dei due consoli era presente non soltanto al momento, quando il medico viene arrestato, perché non è chiaro come mai Pansa sia morto, alcune ferite non mortali, ma ancora nel 14, cioè 58 anni dopo, il problema era: ma quei due li ha fatti fuori lui? Quindi questa voce, diciamo così, non è mai stata spenta. Che succede dopo? L'epilogo è noto. Cicerone è talmente accecato dalla... Ho finito. La storia è lunga, ma noi ci fermiamo ai primi passi. Del resto, come finisca, l'abbiamo già detto. Cicerone è talmente accecato dalla convinzione di poter continuare a manovrare quell'uomo che mette in giro la voce che saranno consoli insieme. E lui ha fatto sapere: voglio essere console perché li sono morti. E tu puoi essere il mio collega. Quindi Cicerone sarebbe pronto ad accettare di essere il collega di Ottaviano nel consolato, che comunque va colmato perché abbiamo perso i due consoli in carica. C'è una lettera di Bruto all'armata, dice: ma corre voce che tu vuoi fare il console da capo con quello là. Non abbiamo la risposta di Cicerone, ma è evidente che è una lettera di rottura tra i due. Ottaviano manda a Roma non degli ambasciatori, delle truppe che vanno in Senato e dicono: il nostro comandante vuole il consolato. Risposta: no. Dopodiché tornano a Roma non più delle truppe, ma l'esercito vincente della guerra di Modena, su due strade diverse, una più lunga e una più corta. Ottaviano prende quella più corta, entra in Senato e viene proclamato console e nomina Pedio, suo cugino, collega. Solo allora torna indietro e si mette d'accordo con Antonio e Lepido per il patto triumvirale, nel quale si fa l'elenco delle persone da uccidere, da fare fuori, le famose liste di proscrizione. E qui naturalmente la storiografia prona, Velleio, cosa poteva fare da solo contro due? Lui non voleva, ma era il più debole, quindi hanno imposto. Seneca aveva un padre, come tutti, il quale aveva scritto una storia delle guerre civili. Sotto Augusto viveva, no? Seneca è nato il 4 dopo Cristo, più o meno. Ma non l'ha mai pubblicata, questa storia. E non l'ha pubblicata neanche sotto Tiberio. L'ha pubblicata il figlio quando finalmente Tiberio è morto. E in questa opera
diceva esplicitamente: hanno fatto le liste a cena insieme tutti e tre e ognuno ha messo i suoi. Antonio ha messo in capite liste Cicerone, Ottaviano ha detto signor sì. Altro che adversante, adversus duos, no? Come dice Velleio. E Velleio fa un'altra operazione, tralascio i dettagli nel raccontare questi fatti. Divenne console dopo, cioè fa uno ius terum proteron piuttosto significativo, cioè il colpo di Stato, la presa del potere illegale del 19 agosto del 43, scompare. Il consolato viene attribuito a lui e a Pedio dopo il patto triumvirale. Quindi sono i triumviri che hanno assunto una posizione straordinaria, no? Per la salvezza della Repubblica, i quali hanno deciso chi devono essere i magistrati. Ma se torniamo, e qui ci fermiamo, alla prosa della voce di Augusto da Morto, lui cosa dice? Erano morti due consoli. Il popolo mi elesse console e triumviro. La cronologia è la stessa di Velleio, cioè l'elezione a console concomitante con la creazione del triumvirato, e quindi è legittima. Basta, grazie.